Buonasera, io mi chiamo Luciana Raggi, io sono molto contenta di presentare Beatrice Merzone, che è l'autrice di questo libro. Si intitola Dagli spazi siderali. Cercherò di dirvi brevemente quali sono state le mie impressioni quando ho letto questo libro, le impressioni e le emozioni che hanno provocato in me queste poesie. Poi cercherò di essere breve perché vogliamo sempre che sia la poesia che parli, quindi abbiamo deciso per oggi, per voi, di leggere molte poesie, magari di ridurre la parte, perché la poesia parla poi da sola. E diciamo che sì, riguardo al titolo vorrei dire una cosa. Dai. E poi chiederò conferma. Mi sembra che questo titolo sia la metafora di un tuo modo di considerare la poesia, come se la poesia, che ha sempre qualcosa di misterioso in sé, provenisse dagli spazi siderali e da là arrivasse o dagli spazi o dalle profondità dell'inconscio, dalla profondità dell'anima. Infatti, e spazi interiori ed esteriori. Questa bellissima immagine, dove su uno sfondo blu e azzurro c'è questa luce che si irradia e si irradia e illumina, ma la terra, vedete, è posata su qualcosa di molto concreto, su un pavimento, proprio mattonellato. Quindi c'è una cosa molto concreta e nello stesso tempo c'è questa luce che è secondo me metafora della luce della poesia, che porta luce, conoscenza e arriva anche nella profondità. Quindi prima di parlare di contenuti, di stile eccetera, vorrei chiedere a Beatrice, all'autrice, e se veramente pensa che possa essere, per questo è il titolo della prima poesia, è il titolo della prima poesia, e quindi poi ti chiederò di leggerla. Prima di andare avanti interrompiamo un attimo, sentiamo dalla voce di Beatrice questa prima bellissima poesia, e ti voglio solo chiedere, ecco, che cos'è per te la poesia, se veramente c'è qualcosa di non gestibile da noi stessi. Okay. Assolutamente vero. In effetti sei stata molto precisa e anche proprio hai fatto anche una sintesi in un certo senso nel tuo essere precisa di tutto quello che è vero, che rappresenta poi chi scrive poesia, perché è proprio così. Cioè non siamo noi a decidere quando, non siamo noi a decidere cosa. Noi che abbiamo la fortuna di avere queste immagini che ogni tanto compaiono, forse dalla coscienza, forse dagli spazi siderali interiori, o forse davvero dal cosmo, da qualche parte che comunque arriva fino a noi, no? E abbiamo la fortuna di farci strumento in questo senso, perché non capita, credo, facilmente, non capita forse neanche a tutti. A me personalmente posso dire è capitato 10 anni fa in occasione di un fortissimo dolore personale, enorme dolore. E sulla onda emotiva di questo forte dolore personale io ho iniziato, senza neanche avere idea di doverlo fare, a scrivere poesie. E appunto le prime sono contenute nella mia prima raccolta, Profilo, dove c'è tanto dolore, tanto, cioè sono poesie profondamente dolorose, perché in un certo senso era come tirar fuori qualcosa e questo qualcosa mi spingeva per uscire. E vorrei iniziare con una poesia che proviene dalla prima raccolta, Profilo, dedicata a sua madre, quindi questo filo femminile che ci conduce. Le madri, insomma, possono essere fonte di lotta, combattimento, sofferenza, relazioni madre-figlia. Questa è una poesia che in qualche modo può pacificare l'animo di una figlia nei confronti della madre. Madre è il titolo. Adesso ti comprendo, madre, e ti giustifico, ti perdono, ti proteggo come non ho mai fatto. Ora che attraversi quella porta mistica, il portale della sofferenza vera,
adesso ti comprendo, madre, e non posso chiederti di più, non posso chiederti di annullarti. Ora che cerchi di soppesare i gesti, scandirli, frazionarli nella noia quotidiana.